Vogliamo il verde! Vogliamo il verde! Ma cosa state facendo con questi cartelli? Cos'è questa pagliacciata? Pagliacciata? Noi stiamo portando un'onda di cambiamento in questo bed and breakfast, un'onda verde. Ma quale onda verde? Qui se c'è una cosa al verde sono le mie tasche. Guarda caro, che facciamo sul serio? Noi scioperiamo. Scioperate? E per cosa? Ma come per cosa? Questo bed and breakfast non è per niente eco-friendly. Eco che? Eco-friendly vuol dire che non è sensibile ai problemi dell'ambiente. Noi dobbiamo utilizzare i prodotti biologici, i cestini appositi per la raccolta differenziata, non sprecare le energie. Brave! Allora non sprecate le energie, andate a lavorare, invece di stare con questi cartelli in mano. E invece no, signor Cristiano, noi scioperiamo. Io mi rifiuto categoricamente di pulire le camere finché non avrò un detergente biosostenibile. Ed io di gettare l'immondizia finché non avrò gli appositi sacchetti per la raccolta differenziata. Ma voi siete matte, qui va tutto bene così. Se c'è una cosa da cambiare, quella è la vostra voglia di lavorare. Anche Giordano stamattina è andato alla posta a spedire una raccomandata, non è ancora tornato. E vabbè caro, lo sai che non è facile spedire le raccomandate, Vabbè, comunque sia, oggi deve venire qua un ospite molto importante. L'amministratore delegato di un'azienda americana, la Scott & Roll, che viene qua per lavoro. Per cui andate a fare questa pagliacciata da un'altra parte perché mi fate fare delle brutte figure, va bene? Perfetto, allora andiamo a protestare in piscina. Ecco, brava, andate in piscina, ma rimaneteci. Vogliamo il verde! Vogliamo il verde! Vogliamo il verde! Vogliamo il verde! Scott, amministratore delegato di Scott & Roll. Oh, ma che piacere, signora Scott. Signorina, io sono una donna in carriera, non ho tempo per uomini fissi. Io invece ce l'avrei tempo per le donne. Purtroppo c'ho solo quelle fisse, anzi quella fissa. Ho visto fuori, c'è a sciopero, a strike. No, ma che, quelle sono mia moglie e la cameriera, ogni tanto si alzano con strane idee in testa. Loro non sono come lei, un'affascinante donna in carriera, tutta per il lavoro. Loro sono eco-friendly. Eco-friendly? Sì, quello lì. Ma certo, dobbiamo sensibilizzare il pianeta. Anche io sono. Ah, lo è anche lei? Sì, in USA tutti siamo. Lei no? Mi piacciono molto uomini eco-friendly. Oh, e allora lo sono anch'io, Sì. Allora qui fate raccolta differenziata. Ovviamente, differenziatissima. E che serve quel cestino? Questo è uno sgabello. Non è un cestino, è uno sgabello. Basso, ma comodo. Sgabello. È sicuro? Sì. Può darmi la chiave di stanza che devo cambiarmi per meeting? Guardi, se la prenda da sola, è lì sul tavolo, è la numero 3. Oh. E da quella parte la camera. Okay. In fondo, a destra. Goodbye. Scusate, signore, lasciatemi passare. Oh, te? Dove vai vestito in questo modo? A bagnare i fiori che ho seminato in giardino. E questi vuoti vanno tutti nella raccolta differenziata. Ma senti che novità. Perché? Che c'è di strano? Mi sono aggiornato. Da ora in poi colazioni biologiche, carta igienica totalmente riciclata e a prendere gli ospiti alla stazione in bicicletta che non inquina. No, sei diventato eco-friendly. Certo, anch'io eco-friendly. No. A me la cosa puzza. Stamattina ci ha trattate con miscredenza e ora sembro il Luca Sardella della situazione, quello del pollice verde. Ma io veramente il pollice ce l'ho ancora rosa, per cui sono ancora sano, a differenza di questo Sardarella che ce l'ha verde. E comunque, care mie, bisogna sensibilizzare il pianeta. Allora questa sera organizzeremo una festa, tema la natura. Ovviamente ci vestiremo tutti in modo molto minimalista, vero? E io cucinerò, sì. Cucinerò io tutto biologico. Te? E sentiamo cosa fai? Come? La mia specialità? Pasta di farro alla naturale. Alla naturale? E come sarebbe?
In bianco, sa fare solo quelle. Certo, in linea con la natura, no? Totalmente eco-friendly. Vabbè, vabbè. Noi andiamo a comprare le marmellate biologiche. Caro il mio ecologista dell'ultimo minuto. Andate, andate! Vedrete che vi stupirò. La festa sarà talmente naturale che rimarremo tutti al buio. Giordano, ma dove ti sei cacciato? Tutta la mattina ti cerco. Ero alle poste, c'era una fila incredibile. Lo vuoi sapere che è successo? Ma non mi interessa, piuttosto vai a portare la siepe. Mamma mia, ho dimenticato la mia borsa. Giordano, ma dove eri finito? Sono ore che ti sta cercando, Cristiano. Gliel'ho detto che ero alla posta, c'era una fila incredibile. Sai cos'è successo? È tutta colpa di un gruppo di manifestanti di una ditta che ha sede nello stesso palazzo, la Scott & Roll. La Scott & Roll? Dicono che li fanno lavorare anche alla domenica e che non li pagano da mesi. Per sistemare la situazione, oggi hanno fatto arrivare l'amministratore delegato dall'America. Ne parlano come di una vera schiavista. Ho capito di chi stai parlando. Dicono che stasera faranno un raid per dargliene di santa ragione. E qualcuno ha spifferato il nome del posto dove alloggia. Dicono che staccheranno anche i cavi della luce, così non sapranno chi sono. Non vorrei essere nei loro panni, però. Interessante. Io vado a potare la siepe. Allora, ha capito, lei mi deve sistemare l'impianto luci in modo tale che appena partono i lenti la luce va via. Così io mando la mia moglie alla centralina e mi raccomando, la luce non deve tornare per almeno 5 minuti. Ho capito. Allora facciamo così. Appena lei collega il bollitore alla presa, l'impianto luci va in blocco per 5 minuti e poi riparte da solo. Ottimo, bene, allora si metta subito al lavoro che io vado a vedere se è arrivata Cane Scott. Arrivederci. Arrivederci. Oh, buonasera signorina Scott. Com'è andato questo meeting? Lasci stare. I sindacati italiani sono una vera rottura. Mi spiace. Comunque io per allietarle la serata ho preparato una festa a tema. Tema eco-freshclean. La natura. Che bello. La faremo qui in saletta, eh? Ed essendo il tema la natura, dovremmo essere tutti un po' naturali. Che vuol dire? Cioè vestiti poco, insomma. Un po' alla Tarzan e Jane. Oh, come... Natural. Natural, ecco, esatto. E mi dica, a lei le piacciono i lenti? Sì, a me piace ballare, ma questa sera non ho un cavaliere. Ma come non ho un cavaliere? Mi scusi, ma ci sono io, no? Ma lei non è sposato. Ma che vuol dire? Mia moglie potrebbe anche non esserci in quel momento. Potrebbe succedere qualcosa, tipo che so, vai via la luce. Ok, allora ci vediamo stasera. See you later. See you later. Che vorrà dire? E insomma, signora Scott, volevo dire che... Poi Cristiano, ma chi l'ha fatta questa roba? Perché, non ti piace? E allora, signorina Scott, cosa ne pensa della mia pasta di farro alla naturale? Ah, non sa di niente. E vabbè, però è eco-friendly, come me, e lei mi ha detto ha un debole per gli uomini eco-friendly. Ma cosa ha fatto questo elettricista? Non ho ancora attaccato il bollitore! Direi una festa ben riuscita. Sì, 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 fai la spiritosa. Certo. Ma com'è che dovevano picchiare quell'americana e alla fine lei buscate anche te? Forse perché le stava troppo vicino? Sì, 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 fate le furbe voi. Intanto qui si ritorna alla normalità. E il verde da qui in avanti, sapete dove lo andate a cercare? Nel bosco!